Ciao a tutte bellissime, allora prima di fare questa bellissima ricetta ed è golosissima, spero tanto che vi piaccia, vi volevo un attimo parlare di questo prodotto qui che mi è arrivato l'altro giorno tramite Octoly ed è la marca Origins. Io non ho ancora provato nessun prodotto comunque della marca Origins e l'ho provato oggi per la primissima volta. Praticamente questa è una lozione che è calmante ed è da mettere direttamente dopo il detergente, dopo aver deterso tutto il viso, quindi dopo aver fatto comunque tutta la nostra skincare routine. Si mette questo come se fosse una sorta di tonico, quindi si mettono un paio di goccette qua nelle mani e poi dopo si picchietta. Io l'ho usato oggi prima comunque di mettere la mia crema ed è veramente veramente bello come prodotto, soprattutto anche la profumazione. Ah, è con funghi, adesso non mi ricordo, Mega Mushroom Refill e Resilience. Io non so pronunciarlo benissimo, scusatemi. La profumazione è particolarissima, è abbastanza pungente. Non so come descrivervelo, l'ho già sentita da qualche parte. Mi ricorda qualche muschio comunque, sicuramente. Ed è molto buono comunque come profumazione, anche se è pungente, però è molto buona anche sulla pelle. Comunque dà subito un effetto proprio antirossore e calmante. Quindi l'ho provata oggi e mi sono trovata molto bene. Vi mando il link qua sotto sul box informazioni per chi fosse interessato anche a darci un'occhiata a vedere un po', perché secondo me è bello come prodotto. Io adesso lo testerò sicuramente nel corso di questi giorni, di queste settimane e poi vi dirò anche meglio. Comunque mi è arrivato tramite Octoly, infatti volevo ringraziare tantissimo appunto Origins per avermi inviato questo campione appunto gratuito. Adesso lo testerò bene, è da 200 ml questo e niente, vi lascio subitissimo alla ricetta del dolce. Spero tanto che vi piaccia, fatemi sapere sotto nei commenti se la farete o comunque se vi piace, se vi ispira come ricetta, e iscrivetevi intanto al canale e soprattutto iscrivetevi anche al mio contatto Instagram che è carletta22 e anche carletta-basso 22. Un bacione, alla prossima!